un minuto con Padre Pio da questi luoghi, qui a San Giovanni Rotondo, dalla Via Crucis del Messina, per parlarvi oggi di quello che scriveva Padre Pio da Pietrelcina il 13 di dicembre del 1912. Padre Pio scrive a Padre Agostino. Ecco, l'epistolario è il numero 1. In tanti a volte chiedono che numero, che cos'è questo libro. Questo libro non fa altro che raccogliere tutte le epistole, tutte le lettere di Padre Pio da Pietrelcina, e in questo epistolario il numero 1 è la sua corrispondenza con i suoi direttori spirituali, Padre Agostino e Padre Benedetto da San Marco in Lamis. In questa giornata, il 13 dicembre del 1912, Padre Pio scrive al suo padre lettore, Padre Agostino da San Marco in Lamis, e scrive quanto abbiamo già visto e su cui ci siamo già soffermati nelle scorse settimane, quello che accadeva con il demonio, le sue battaglie continue col diavolo. Ricordiamo che in questo periodo Padre Pio si trovava a Pietrelcina perché una strana malattia lo costringeva a stare a casa. Lui stava bene, quando ritornava in convento stava purtroppo male. Cosa accadeva? Queste battaglie che erano continue, quasi quotidiane, lui le racconta a Padre Agostino. In modo particolare, ecco, lui scrive: mio diletto padre, devo ringraziarvi di esservi in tal guisa unito al mio cordoglio, in mezzo anche a qualche consolazione che a volte mi ha circondato. Io ve ne sarò grato della cura avuta per me, del dolore che avete condiviso con me. Basta perché ve ne sia riconoscentissimo e spero di rendervelo a 100 doppi allorché sarò con Gesù. Con l'aiuto del buon Angiolino si è trionfato questa volta sul perfido disegno di quel cosaccio, ovvero del diavolo. La vostra lettera è stata letta. L'Angiolino mi aveva suggerito che all'arrivo di una vostra lettera l'avessi aspersa con l'acqua benedetta prima di aprirla. Così feci con l'ultima vostra, ma chi può dire la rabbia provata da Barba Blu? Egli vorrebbe finirmi ad ogni costo, sta mettendo su tutte le diaboliche arti, ma rimarrà schiacciato. L'Angiolino me lo assicura ed il paradiso è con noi. Ecco, in un certo senso andava a confortare anche lo stesso padre Agostino, e lui comunque racconta: l'altra notte mi si è presentato sotto le sembianze di un nostro padre, pensate un po', trasmettendomi un severissimo ordine del padre provinciale di non scrivermi più, perché contrario alla povertà e di grave impedimento alla perfezione. Pensate un po', lo stratagemma e soprattutto la cattiveria del demonio. Confesso la mia debolezza, babbo mio, piansi amaramente, credendo di essere stato, di essere stata effettivamente una realtà. E questo non avrei potuto mai sospettare, anche debolmente, essere invece questo un tranello di Barba Blu, se l'Angiolino non mi avesse svelato l'inganno. È solo Gesù sa che ci volle per persuadermi. Il compagno della mia infanzia, ecco, rivolgendosi all'angelo custode, cerca di smorzare i dolori che mi affliggono, quegli impuri apostati, col cullarmi lo spirito, un sogno di speranza.